Racing Podcast del giorno dopo per parlare del Gran Premio di Argentina delle Superbike, primo round extraeuropeo del Mondiale delle arrivate della serie e quindi concludiamo questo weekend ricco di motori per quanto riguarda le due ruote. Dopo aver parlato ieri del GP di Malesia che sta indirizzando il titolo del mondo, vado mondiale, verso Bagnaia, parliamo del round di Argentina di San Juan de Villicum, dove anche qui una Ducati si sta sempre più avvicinando al titolo del mondo Superbike ed è quella di Alvaro Bautista che vince due delle tre gare in programma per quanto riguarda la categoria regina, anche se ovviamente le gare vinte dallo spagnolo sono viziate da dinamiche molto diverse in un circuito che comunque ha regalato gare molto interessanti, seppur alla fine nelle gare che contavano di più, appunto le gare lunghe, si è registrato un solo e soltanto un vincitore, ovvero appunto lo spagnolo di casa Ducati che al termine di questo round argentino, quando mancano due round completi alla fine, ovvero quelli di novembre di Indonesia e Australia, ha praticamente più di 80 punti di vantaggio su Toprak Razgatioglu, che comunque ha cercato di limitare i danni, seppur in un'occasione il turco abbia forzato e non poco la mano. E mi riferisco all'episodio di gara 1, dove di fatto al primo giro, al 21esimo to go praticamente, Razgatioglu in curva 9 si stende, come vediamo dal frame di questa immagine, forzando un ingresso su Bautista che fin dall'inizio in realtà aveva dimostrato un passo superiore. Il turco si stende, alla fine in questa circostanza viene salvato un punto in quindicesima posizione, ma questa caduta, questo episodio in particolare, secondo me è la catena di tornasole su quanto evidentemente gli avversari di Bautista siano impiccati e quando vanno al limite spesso sbagliano perché di contro hanno una Ducati anche versione Superbike che è molto, guarda, tecnicamente molto non come la Yamaha MotoGP, ma comunque a un livello simile. Insomma, dopo tutto Bautista si sta avviando a vincere il titolo del mondo meritatamente dopo essere stato praticamente in testa per la maggioranza del campionato del mondo Superbike. Bautista, complice anche la caduta di Razgatioglu, andrà a vincere la prima gara per dispersione per quella che è la 25esima vittoria in carriera in Superbike, tutto ovviamente con Ducati. Molte sono arrivate nel 2019, quando poi il mondiale lo perse dopo quella streak incredibile di 11 vittorie consecutive. Qui invece il Bautista più maturo, più di testa, con una moto anche superiore secondo me a quella del 2019, sta avviandosi verso il titolo del mondo che farebbe tornare a vincere la Ducati dopo tantissimo tempo in Superbike. Se non sbaglio, l'ultimo mondiale fu quello di Carlos Checa nel 2011, che è una cosa un po' simile a quella che succede anche in MotoGP, dove l'ultimo titolo fu quello addirittura di Casey Stoner. Razgatioglu comunque ha la capacità sempre di resettare gli errori che fa e di tornare sempre più competitivo, evidentemente nelle gare successive. Per fortuna del turco c'è la gara sprint della domenica mattina Argentina, pomeriggio in Italia, e qui Razgatioglu complice appunto la gara corta e una maggiore adattabilità al contesto, alla fine ha la meglio sui diretti avversari e va a vincere in una gara che appunto vede Bautista secondo, e quindi i 3 punti sono stati rosicchiati dal turco nei confronti dello spagnolo. È sempre una lotta contro l'aritmetica, è ovvio che il mondiale è sempre più indirizzato, però il turco ha dimostrato di esserci comunque ancora una volta e di volere questa vittoria, perché il duello affrontato con Bautista nell'ultimo giro di San Juan de Villicum nella gara sprint è qualcosa di leggendario, qualcosa da andare a rivedere. Bellissima gara sia da parte dello spagnolo sia da parte del turco, che è veramente l'ultimo a mollare. Chi invece ha mollato pare essere Jonathan Rea, che in un weekend dove poteva assolutamente essere competitivo, alla fine non riesce a racimolare più di qualche podio qui e lì, e a tratti addirittura anche Alex Lowe, suo compagno di squadra, sembrava essere più sul pezzo rispetto al pluricampione nordirlandese. Rimane un duello a due anche per quanto riguarda gara 2, ma anche qui non c'è storia. Alla fine è Alvaro Bautista che trionfa e appunto consolida il primato in testa alla classifica del campionato mondiale Superbike a 2:20 dal termine, quindi 6 gare. Il vantaggio è più che considerevole, quindi ricordiamo che sostanzialmente già a Mandalika, Indonesia, Bautista potrebbe laurearsi per la prima volta campione del mondo Superbike. L'importante è avere il margine sufficiente per arrivare appunto fino in fondo, fino al traguardo di questo campionato mondiale che, come vediamo dalla classifica generale, di fatto lo ha sempre visto in testa, o se non l'ha sempre visto in testa, poco ci manca. Insomma, è vero che questo è il campionato dei Big Three, quindi Rea, Razgatioglu e Bautista, ma Bautista ha dimostrato di avere non solo la moto superiore, ma anche di essere migliorato tantissimo come testa. Tempo fa, nel famoso 2019, nella seconda parte di stagione, dopo aver macinato vittorie su vittorie, avremmo assistito a un calo di quell'Alvaro Bautista che poi perse il mondiale a vantaggio di Jonathan Rea, che in quel caso vinse il quinto titolo del mondo consecutivo, peraltro. Qui invece abbiamo un Bautista che complice anche, ripeto, una moto superiore rispetto
anche alla top Yamaha e alla top Kawasaki, riesce a metterci sempre quel qualcosa in più e a fare risultati di un certo peso. 507 sono i punti di vantaggio di Bautista, o meglio, i punti totali dello spagnolo contro i 425 del turco Toprak Razgatlioglu. Se già in gara 1 ci fosse un vantaggio che comprenderebbe la somma delle gare da assegnare, lunghe e sprint, allora già appunto a Mandalika in Indonesia il pilota spagnolo qui inquadrato assumerebbe il titolo di campione del mondo Superbike. Mai dome comunque Toprak Razgatlioglu che vince ancora una volta in Superbike. Lui e Bautista sono i piloti che hanno vinto di più e effettivamente se Razgatlioglu avesse, diciamo, contemplato dei risultati migliori, per esempio nella prima gara di Manicur, o avesse fatto meno zeri, allora probabilmente avremmo un mondiale più tirato. E invece il distacco è praticamente più vicino ai 100 punti che ai 50. Questo significa appunto che le chance di chiudere il titolo già in Indonesia il 13 novembre sono abbastanza alte. Chi ha mancato l'appello appunto dei Big Three è Jonathan Rea, nonostante dei podi importanti, quindi con una seconda posizione in gara 1 e due terzi posti nella sprint e nella gara 2. Va detto però che Rea ha fatto diversi errori, soprattutto di entrata in curva. Abbiamo visto un errore grossolano, soprattutto in gara 2, che l'ha fatto rimontare dalla sesta alla terza posizione, ed è veramente un peccato perché Jonathan Rea dei tre Big Three sembra quello che effettivamente abbia abdicato già da molto tempo. Infatti già dal round di Portimão è più un duello tra Razgatlioglu e Bautista che appunto tra i tre Big Three. Certo, comunque Rea sappiamo che ha rinnovato per altri 2 anni nel mondiale Superbike, e di conseguenza se ci saranno le famose super concessioni che potrebbero avvantaggiare anche Kawasaki nell'anno prossimo come regolamento tecnico, allora potremmo avere ancora più competitività, sperando appunto che ci sia più spettacolo fino alla fine. Al netto che questo mondiale secondo me ha il suo fascino ed è molto interessante, perché è vero che ci sono tre piloti sopra tutti gli altri, questi tre piloti sono appunto Bautista, Razgatlioglu e Rea, però è altrettanto vero che già vedere una lotta tra questi tre con tre marche diverse dà veramente l'idea di come questi tre piloti in questo momento siano una spanna sopra gli altri. Rea, lo sappiamo, è il cannibale, è un fenomeno, e quindi anche con una moto inferiore come Kawasaki riesce sempre ad andare oltre il limite, a fare podi, quando ovviamente non sbaglia, vedi per esempio gara 1 di Manicur, e a vincere anche di tanto qualche gara. Certo, è una Kawasaki comunque inferiore rispetto a questa Yamaha R1 guidata da Razgatlioglu e questa Ducati V4 Panigale guidata da Bautista, e il raffronto lo vediamo con i compagni di squadra dei rispettivi top rider, perché Rinaldi, Lauss e Locatelli sono, è vero, quarto, quinto e sesto, ma hanno un'eternità di svantaggio rispetto agli altri. A proposito di Rinaldi, parliamone, perché è riuscito a fare ancora una volta dei piazzamenti importanti, confermati di fatto quelli di Portimão, 2 volte quinto in gara 1 e gara 2, quarto addirittura nella sprint race. A un certo punto, dopo la partenza della sprint race per gara 2, Rinaldi sembrava addirittura giocarsi il podio. Poi è ovvio che Rea è riuscito a rimontare dopo quell'errore e appunto Rinaldi ha dovuto abdicare per la quinta posizione. Ma comunque prestazione solida per Rinaldi, che ricordiamo è stato confermato anche per quanto riguarda il prossimo anno. Poi dopo Lowe's è tornato un attimo in auge, anche se appunto dei secondi piloti, diciamo dei tre top team, è quello sempre messo peggio, ultimo dei sei in gara 1, quinto e quarto invece in gara 2. È mancato invece Locatelli, che ha avuto un calo repentino, non è più quel Locatelli che nella seconda parte della stagione scorsa ha fatto quel click per arrivare a podio insieme anche a Toprak. Comunque è una buonissima stagione quella per Andrea, che comunque si merita ovviamente la riconferma l'anno prossimo. Invece sorprende, non la smetterà mai di farlo, è Axel Bassani. Chiudiamo la parentesi sui nostri piloti italiani in Superbike, perché ancora una volta arriva un podio vero, viziato dalla caduta di Toprak Razgatlioglu, ma altrettanto vero che è stato un podio veramente lottato anche con altri outsider molto importanti. Vedi per esempio Iker Lecuona su Honda, che sta veramente facendo una grandissima stagione. Bassani invece fa un altro podio, il terzo della stagione, ancora una volta terzo posto per quest'anno dopo i 2 di Manicur. Bassani è stato giustamente confermato in Ducati per l'anno prossimo, rimarrà nel team motocorsa, che è una scelta vincente. Molti lo volevano al posto di Rinaldi, diciamo in team Aruba ufficiale, certo però che comunque Rinaldi è il primo degli altri, e capisco che è molto difficile declassare uno che arriva quarto nel mondiale Superbike dietro appunto quei tre fenomeni che sono Razgatlioglu, Rea e Bautista, fenomeni ovviamente per diversi motivi. Gli altri italiani che abbiamo visto invece quest'anno non erano presenti: Luca Bernardi, che è sammarinese, ricordiamolo, è retrocesso in Supersport. C'era il ritorno di Xavi Forès, nella Ducati del team Barney. L'altro italiano
italiano Roberto Tamburini invece ha deciso di fermare qui la sua stagione per i round europei. Dopo Portimao non ha fatto altre trasferte extraeuropee come il suo team, appunto, che è la Motix Race, la Racing Team, e quindi lo vedremo nelle prossime appuntamenti, probabilmente per quanto riguarda l'anno prossimo. Parenti sugli altri costruttori, dopo aver parlato bene di Kawasaki, Yamaha e Ducati, parliamo appunto di Honda, che si dimostra una moto solida, con, soprattutto con l'Equona, che fa ancora una volta una top 10. Stesso discorso per Xavier Vierge, attenzione alla Honda, che per i prossimi anni può essere una moto interessante, qualora poi le super concessioni possano evidentemente equilibrare il tutto. E chi ne può avvantaggiare, oltre alla Honda, di queste super concessioni che riguardano prevalentemente il telaio, ma anche qualcosa di motore, è la BMW, che la BMW è effettivamente l'unica delle ufficiali che stenta un po', e lo vediamo appunto in Scott Redding, pilota che a me piace tantissimo, il cavallo pazzo di questa superbike, purtroppo fa settimo e nono nelle gare che contano, sbaglia poi soprattutto anche la Sprint Race non prendendo punti, e quindi non ha una posizione di gara 2 iniziata anche dalla rimonta della Sprint Race. Però appunto BMW e Honda, per queste concessioni che saranno approvate nel regolamento tecnico 2023, potrebbero fare quel salto in avanti per contendere a Ducati e non solo. Il titolo del mondo 2023 sarà molto interessante, sperando che comunque il livello si possa alzare, perché a mio parere è un livello già sufficientemente alto quello della Superbike 2022, figuriamoci quello dell'anno prossimo e nella 2023, perché sappiamo di tantissimi ingressi nel nuovo paddock Superbike, a partire da Remy Gardner, soprattutto Dominika Gerter, che è il campione Supersport, ma ne parleremo, e anche altri piloti di cui parleremo nella presentazione della Superbike del 2023. Tornando però al presente, questa è la classifica dunque del Mondiale Superbike a 2 round dal termine, 6 gare in totale. Bautista ha di fatto un piede e mezzo verso il titolo del mondo. Se il Mondiale MotoGP è sufficientemente indirizzato, questo lo è praticamente di più, e di conseguenza già a Mandalika a metà novembre festeggeremo molto probabilmente il primo titolo del mondo di Alvaro Bautista su Ducati come campione del mondo Superbike. Festeggeremo invece anche il titolo di Dominika Gerter in Supersport, che è l'autentico dominatore di questa categoria, un dominio che ricorda vagamente quello del re Kenan Sofogo, che nei mondiali Supersport ne ha vinti addirittura 5, e Gerter si fermerà a 2, ma le prove dimostrate in Argentina sono qualcosa di clamoroso, e Gerter vince entrambe le gare ancora una volta, 3ª vittoria consecutiva per il dominatore rosso crociato. E se per la Superbike ha suonato ancora una volta la marcia reale per Bautista e la marcia d'indipendenza per Razgatioglu, qui ancora una volta suona il salmo svizzero per la 14ª vittoria in stagione per questo fenomeno della Supersport, Dominika Gerter. Appunto, lui sì, salirà in Superbike appunto in Yamaha con il team GRT al posto di Garrett Gerloff. Il team GRT l'anno prossimo sarà molto interessante, con Dominika Gerter e Remy Gardner, ma qui vittorie veramente incredibili, gestite uno dominando, la seconda con una prova di maturità e di forza incredibile su Raffaele De Rosa, che è riuscito a fare un podio in gara 1 e poi ha avuto anche la meglio su altri piloti italiani che stanno veramente però facendo molto bene in Supersport. I vari podi, qui li ricapitoliamo, appunto il Gerter vince sia gara 1 che gara 2, però la gara 1 è qualcosa di stordente bellezza, perché in prima posizione fino all'ultimo giro c'era Raffaele De Rosa, il pilota campano, che è stato il più anziano di sempre a vincere una gara in Supersport, e normalmente riusciva a fare la seconda vittoria in carriera in questa classe intermedia, e invece Dominika Gerter ha meglio del pilota campano in una prestazione incredibile, un grande attacco all'ultimo giro per averla meglio del ducatista del team Orlach. Comunque per De Rosa era il secondo podio consecutivo, e terzo è Federico Caricasulo, altra Ducati competitiva, la Ducati del team Altea si è ritrovata clamorosamente in questa gara e ha migliorato molto le prestazioni. Differenza da Ducati del team Aruba, che è veramente mancata, quella di Nicolo Bulega. È evidente che probabilmente i team che erano partiti in ritardo rispetto ad Aruba hanno trovato forse una maggiore quadra rispetto al pilota di Montechemiglia, però Caricasulo ha fatto veramente un bel click in questo finale di stagione, e infatti si è visto anche nel podio di gara 2 con questa meravigliosa seconda posizione, dietro però questo è Gerter, dove non c'era assolutamente niente da fare. E terzo invece è Lorenzo Baldassarri, che è il runner up di questo mondiale Supersport, che appunto vede una differenza abissale in sfavore di Baldassarri, che ha 352 punti contro 424 di Egerter. Ha detto però che anche Baldassarri salirà in Superbike l'anno prossimo dopo un solo anno di Supersport, e appunto Yamaha ha opzionato anche Baldassarri, anche se il pilota marchigiano andrà a correre con il team di GRT 94, quello che in Supersport, per dire, fa correre Jules Cluzel. Peraltro è notizia recente che Jules Cluzel si ritirerà al termine della stagione e porrà fine alla sua gloriosa carriera con
Comunque dei buonissimi risultati. Jules Cusack, che peraltro a Willicum aveva sempre vinto, qui si deve accontentare di due seste posizioni. No Supersport, che dice tanto perché i piloti italiani stanno facendo tanto bene e soprattutto stanno emergendo marchi diversi, oltre alla solita Yamaha e Kawasaki. Abbiamo visto Portimao che ha vinto la Triumph, non ha ancora vinto la Ducati, e chissà che nelle ultime quattro gare dell'anno, due eventi, Mandalika e Phillip Island, ci possa essere la vittoria della Ducati anche in Supersport per inaugurare al meglio questa nuova era della Supersport 2 Gen, che ha aperto a marchi diversi, a moto di cilindrata superiore, ovviamente regolamentate in modo diverso per equilibrare le prestazioni tra le varie case costruttrici, però è una Supersport molto interessante, e chissà che senza Gerter e senza Baldassare ci possa essere ancora più equilibrio rispetto a queste due stagioni che sono state veramente dominate da questo signore, appunto lo svizzero Dominika Gerter, che quest'anno si concederà una bellissima doppietta MotoE e Supersport World Championship. Questo dunque è il Racing Podcast per quanto riguarda le derivate della serie, che ricordo è il campionato di due ruote, che io francamente preferisco per diversi motivi rispetto alla MotoGP. In ogni caso, sia in MotoGP che in Superbike, rischiamo di avere la mia Ducati per una volta vincente e non a guardare gli altri festeggiare. Da una parte Álvaro Bautista, il grande veterano, dall'altra il nuovo che avanza, mi verrebbe da dire, ovvero Francesco Bagnaia in MotoGP. Ci saranno evidentemente questi post dedicati nelle varie gare che ci saranno, quindi Valencia il 6 di novembre, una settimana dopo, ovviamente Mandalika in Indonesia per la Superbike. In ogni caso, fatemi sapere cosa ne pensate di questa analisi della Superbike World Championship in attesa dei prossimi appuntamenti con i Racing Podcast. Prossimo appuntamento invece con il canale sportivo sarà giovedì alle 19 per parlare della Major League Baseball, che è arrivata alle World Series, e comunque come al solito la presentazione delle due bellissime squadre che sono arrivate fino in fondo nel tabellone, e poi ancora raffica con i motori per poi concludere con la vincitrice del meraviglioso gioco del baseball. Insomma, tanta carne al fuoco per questo canale sportivo, al quale ovviamente vi invito sempre a mettere mi piace ai video e iscriversi qualora desideraste. Il saluto da parte di Matteo Torgard. Ci vediamo al prossimo video.